Eccoci qui alla conferenza stampa del 1 maggio, 30 aprile. Domani ci sarà il famosissimo ormai concertone del 1 maggio, dove lui è un grandissimo protagonista. Io penso che sia lui il 1 maggio. No, per carità. In persona e ha qualcosa da dire molto importante. Domani una grande sorpresa. No, sì, perché nell'anteprima, dalle 15 alle 16, ci saranno appunto tanti artisti, soprattutto giovani. Ma io ho voluto ospitare nel set nostro di Enrico Guano e Tamburiata Rock un artista importante, che io adoro, e che è Enrico Ciacci, che è il fratello di Little Tony, grande chitarrista di rock and roll, per cui noi faremo anche una canzone che è Tubo Fa l'Americano, che è un pezzo famosissimo, tutti voi conoscete, che voglio dedicare ai giovani, ai tanti giovani che stanno partendo purtroppo nel nostro paese, sono tantissimi, molto più di quelli che voi pensate, e con lui faremo una coda rock and roll che, suonata da lui, se permettete, è proprio quella, capito, marchio, il marchio quello giusto, cioè il rock and roll lui lo sa fare, insomma, è un grande chitarrista, persino Celentano lo voleva nelle sue file, no? Cioè, raccontando aneddoti, e cui questa cosa ci fa veramente piacere per voi. Ecco, poi un tuo appello che vuoi fare ai giovani al lavoro, hai detto i musicisti, dice che lavoro fai, hai detto prima una cosa molto importante, dice sì, ma oltre musicista cosa fai? Beh, guarda, io ai musicisti dico questo, che oggi se tu fai un gruppo musicale e non hai una tutela economica forte, fai più fatica rispetto a chi ha una tutela, no? Purtroppo è questa la situazione, lo dico con molta... Allora credo, io che vengo da una situazione umile, diciamo, della mia vita, dico a quelli più umili e che però sono dei talenti, ragazzi, insistete alla grande, insistete, perché avete una marcia in più. Grazie del messaggio, da San Giovanni è tutto, ciao!